E a mio parere, questa è una cosa che inserisco io, uno dei più profondi conoscitori di Franco Battiato che ci abbiamo in Italia. Molti si chiederanno cosa c'entra la musica con gli UFO e gli extraterrestri. Stasera lo scoprirete, ci vorrebbe mezz'ora solo per parlare di tutta la catena di Maurizio. Invece immergiamoci in questa bellissima conferenza, vi prego di accoglierlo con un applauso, Maurizio Battiato. Grazie ragazzi. Carlo mi ha detto guarda che facciamo questo, questo e quest'altro, e ci sono alcune tematiche che possibilmente dovresti affrontare perché sei l'unico che si è raccordato con queste, con questi elementi, con queste persone, in maniera tale da poter esprimere di che cosa si tratta. Dico va bene, Michael Wolff, dico va bene, Colonnello Corso, va bene, chi altri? Qua oltretutto sono morti tutti, quindi non è che uno se li può inventare. Ecco. E questa è una cosa che c'è da pensare, perché queste persone ci hanno lasciato e quando e che cosa dovrebbero farci ricordare, cioè la loro presenza che cosa ha costituito. Lo tratteremo e ci saranno alcune tematiche che non toccherò necessariamente perché per ragioni di tempo abbiamo un'ora e mezza e poi daremo spazio alle domande e io compatibilmente con le mie possibilità cercherò di rispondere, sarà un dialogo che faremo nell'arco dell'ultima mezz'ora di presentazione. Baiada l'8 dicembre del 1980 stava sotto il Dakota, ero giornalista e avevo saputo che John Lennon era stato ammazzato. Ho preso un taxi perché non funzionavano le metropolitane, incredibilmente a New York quella sera, e sono andato fino lì sotto e ho visto quello che era successo. John viveva a New York da diversi anni e viveva con Yoko, però per un certo periodo era stato con un'altra, non so se giapponese, ma penso di sì, Mei Pang. Con lei ha fatto una prima esperienza, questa che lui racconta ad una televisione di New York e racconta sull'Hudson, quello è il fiume di New York che poi sfocia nel mare, no? E racconta il suo avvistamento. Io andrò veloce perché sennò 125 slides non gliela facciamo. Quindi vado veloce, racconta il suo avvistamento. Sopra il Dakota e davanti c'è questo oggetto che appare e poi se ne va. Era un classico disco volante, un oggetto discoidale di tipo metallico. Ne fa riferimento qualche tempo dopo nell'album Walls and Bridges, scrive: il 23 agosto 1974 alle 9 del mattino ho visto un UFO. La dichiarazione è molto chiara. Fra l'altro parlerà di nuovo di questa dichiarazione dicendo: there's a UFO over New York, cioè un UFO sopra New York, e non sono neanche sorpreso, la cosa non mi sorprende affatto. Questo è fondamentale per capire che il soggetto, stiamo parlando di John Lennon, era già in contatto, non era qualcosa che è capitata giusto per caso. Ok? Questo è fondamentale, mettiamocelo bene in testa. E all'interno della copertina interna dell'album c'è proprio scritto: I saw a UFO quando? Alle 9 del mattino del 23 di agosto del 74. John Lennon era amico di Uri Geller. Geller è considerato
il più importante sensitivo dell'era moderna. Non considerate Roll o altri, anche molto importanti, ma Uri Geller ha lavorato con gli americani, ha lavorato con tutti, è stato analizzato ed è israeliano ed era amico di John Lennon. Una sera si ritrovano in un ristorante, un giorno si ritrovano in un ristorante di Manhattan e confida al suo amico che una notte del febbraio del 77 dormiva con Yoko Ono nella stanza, nella loro camera da letto al Dakota, e improvvisamente sente un richiamo dentro di sé che gli impone di aprire gli occhi e vede questo, una luce molto intensa che filtrava sotto la porta della camera da letto. Quindi lui dice, ma come hanno fatto a entrare i ladri a Dakota, che è protettissimo? Però si alza, va verso, spalanca la porta e si ritrova immerso in una luce intensissima, e dentro c'erano degli esserini, quattro piccoli, erano i classici grigi, occhi grandi, inespressivi, due lo afferrano da una parte, gli altri lo afferrano dall'altra, lo prendono e lo sospingono delicatamente verso un tunnel di luce. Questo è il secondo argomento che vi pongo in evidenza, il tunnel di luce, perché io ho fatto un NDE di cui parleremo. Il tunnel di luce è un pattern ripetitivo nelle esperienze di contatto, ma non solo, anche nelle near death experience, quindi le esperienze di premorte. In quel momento disse a Uri Geller, ho ripercorso tutta la mia vita come in un film, mi hanno fatto qualcosa ma non so che cosa. Questo è un altro elemento che ricorre sempre nelle esperienze di contatto: mi hanno respinto, ho fatto un po' di sforzo ma niente, telepaticamente mi hanno bloccato e poi non lo so, è successo qualcosa, l'ho dimenticato, altro elemento ripetitivo, oppure l'ho rimosso, oppure non vogliono che io ricordi. Non c'era più nessuno, mi sono rimesso a letto, mi sono ritrovato a letto e Yoko si è svegliata, non sapevo che cosa fosse successo, però in mano avevo questa cosa che ha dato a Uri Geller. Un piccolo oggetto metallico, un uovo piccolo, forse di oro. Uri Geller è amico di Paola Harris, molto amico di Paola Harris, si sentono regolarmente, io non ho mai avuto modo di riconoscerlo e di incontrarlo. La cosa significativa, e così abbiamo concluso questo primo passaggio sulla vita di John Lennon, è che l'ha dato a Uri e gli ha detto, guarda, tienilo, è una cosa troppo strana per me, sei il mio biglietto per un altro pianeta, non voglio andare io su quel pianeta, non voglio andare con loro. Questo è quello che ha detto. Che? Le esperienze di contatto, vediamo che cosa sono le esperienze di contatto. Questa è una frase di Carl Gustav Jung, che per me è il padre della psicanalisi moderna, e considerate questo aspetto, no? Tutte le persone che hanno vissuto esperienze strane, a chi si rivolgono, che cosa possono fare, cosa possono dire? Vengono derise, no? Nulla viene considerato scientifico o ammissibile come reale a meno che non possa essere stato percepito dai sensi o fatto risalire a cause fisiche. Questo, se lo dice Jung, vuol dire che sta dicendo in questo momento che la scienza, che è quella che pretende la prova scientifica in laboratorio, prendete quelli del CICAP, che cervelloni, no? Arrivano là e dicono, adesso tu mi devi ripetere l'esperienza di contatto de che? Punto primo. Ah no, allora l'esperienza di avvistamento, di che
quello è passato davanti a me come una freccia, è scomparso, si è diviso in tre, e io che cosa ti ripropongo il laboratorio? A me che cosa mi serve? Che tu mi riproduca il laboratorio quello che io ho visto. Quindi quando trattiamo, io almeno tratto con quelli del CICAP, li tratto così. Non è. Però devo dire che sono più rispettosi, più educati, devo dire anche più educati, di tante persone, di mia conoscenza, soprattutto in ambito ufologico. Soprattutto in ambito ufologico. Concordo. Jung. Le esperienze di contatto sono, avvengono più o meno così, arrivano come i 3-3, vi ricordate i 3-3, no? Sempre tre sono, però ce ne sta sempre uno, il più alto, quello che si è presentato dentro nella mia stanza da letto, il più alto che dice, tranquillo, telepaticamente, gli dice, guarda, non ti preoccupare, non ti faremo alcun male, babbo, vabbè, fate un po', fate di me quello che volete, ecco. E a quel punto inizia la situazione, che diventa improvvisamente anche un po' pesante, perché ti ritrovi tutto bloccato, immobilizzato, completamente immobilizzato, tranne gli occhi e il cervello. Non approfondisco, però tranne gli occhi e il cervello. Nel cervello quello che ti capita è l'inserimento delle cosiddette screen memories, vale a dire le memorie schermo. Ad esempio, in questo caso, un procione. Ah, che bello! Il signore in questione la mattina si sveglia e dice, che cosa mi ricordo? Mi ricordo il fatto che nella notte ho sentito l'impulso di dover uscire, sono uscito e ho giocato con il procione. Ah sì, era un procione, sei sicuro? Sì, c'aveva gli occhi grandi. Era un procione, va bene, era un procione, hanno detto così. Quindi che cosa ti succede? Che non fai altro che domandarti che diavolo è successo veramente. Come nel caso del film Communion, la storia di Whitley Strieber, interpretato da Christopher Walken. Whitley Strieber era un importante... Io ho lo spruzzino per la gola, questo è quello dei musicisti, soprattutto dei cantanti, questo è quello che usa Céline Dion, che schiarisce la gola. Caro vino, se sapessero da dove arriviamo noi, è quello che mi sto chiedendo da tanto tempo. Non dalla scimmia. Da dove arriviamo noi? Non dalla scimmia. Allora, quello al centro è Whitley Strieber, quello alla sua sinistra è Darryl Sims, il cosiddetto Alien Hunter, vale a dire il cacciatore degli alieni, e quello a destra è purtroppo Roger Lear, deceduto podologo chirurgo, che era quello che si occupava dell'estrazione dei cosiddetti impianti, e lo ha fatto parecchie di queste operazioni. Degli impianti io non sto adesso ad approfondire, perché non è che è inutile, sarebbe utile, ma facciamo una mattina. Quello che mi interessa è questo, una dichiarazione di Whitley Strieber, che dice che le persone che vivono queste esperienze devono superare la paura. Questo è il punto primo. Testimoniare il percorso della loro coscienza. Cominciamo a parlare di coscienza, ma come è stato fatto? Strano, ma guarda. Un processo di risveglio che unisce spirito, corpo e mente, ovvero una trasformazione. Prova ne sia che il secondo libro, dopo Communion, di Strieber, si intitola Transformation. Quello è il volto trasformato di Strieber, che è diventato parte di loro, o viceversa. Nel contatto, cioè, gli experiencer dicono che succedono delle cose, intanto dicono è vero, è reale, non è qualcosa che mi sono inventato, perché avrei dovuto inventarla, fenomeno per me fisico. Molti sperimentano missing time, quindi vuoto temporale o tempo mancante, perché anziché essere passati 5 minuti nella realtà del soggetto per come lui l'ha vissuta, sono magari
passati 3 giorni. Che cosa è successo? Poi scoprono cicatrici sul corpo e avere anche impianti alieni, ma non sanno a chi rivolgersi, e questo in parte l'abbiamo detto prima. Non si sa. Si sentono soli, le persone che vivono queste esperienze si sentono soli, anonimi, sperduti, in una società in cui non si riconoscono. Alcuni, e in Italia ne abbiamo svariati, diventano degli esaltati, cominciano a condurre una propria crociata per proclamare la veridicità delle proprie esperienze, si espongono al ridicolo e al rischio di passare per malate di mente. C'è l'altra parte, no, della medaglia, quelli che lo fanno apposta, perché in questa maniera diventano qualcuno, inducono gli altri a credere che la loro esperienza sia stata assolutamente vera, e a quel punto può nascere una nuova chiesa tranquillamente. Non lo so se ne parleremo. Comunque, gli addotti costituiscono un gruppo sociale, tanti, tanti, che vengono prelevati prevalentemente nel sonno, e la massa, di cui facciamo parte anche noi, è stata addomesticata attraverso trame di fiction del tutto negative, tipo i film che voi avete visto, no? Il peggiore di tutti, forse lo menziono, sì, lo menziono dopo. Ok, cosa ci dice la scienza e quelli che gestiscono il potere? Dicono, primo, no, guarda, hai sognato tutto, quindi. Secondo, hai avuto una paralisi del sonno. La qualcosa esiste, ok, la paralisi notturna, però è piuttosto rara. Mentre invece qua parliamo di migliaia e migliaia e migliaia di persone. Hai allucinazioni da delirio della personalità, oppure vuoi evadere dal mondo nel quale appunto non ti riconosci. Soluzioni, psicofarmaci, prima cosa, ti imbottiscono di psicofarmaci, oppure ti esorcizzano, vai dal pedozzolo, se quello è bravo, ti fa un bel esorcismo e hai risolto il problema. Il massimo è avere gli esperti ufologi che fanno gli esorcisti, perché sono due correnti di pensiero diverse che non dovrebbero entrarci per niente, ma succede. Allora, il punto è questo: la Chiesa, la scienza e la politica non hanno mai ammesso di averci imposto di vivere nella paura, nella coercizione e nella ignoranza. Nei film, io direi di considerare Intruders, se lo potete trovare, due episodi diversi, però è lo stesso, è un titolo. La serie Taken, quella di Spielberg, e c'è anche Il quarto tipo, che però è veramente da volta a stomaco. Okay. Qui per la prima volta dico che chi si dovrebbe occupare di queste esperienze sono gli psicoterapeuti. Perché? Perché gran parte del fenomeno afferisce alla sfera esistenziale di persone che hanno il diritto di comprendere cosa gli accade. E si chiedono, ma io? Ma che devo fare? Perché a me? 3 rapiti che ho conosciuto a Phoenix, in Arizona, dove ho vissuto. Il terzo è il più noto di tutti, perché è Travis Walton. Al centro c'è Cynthia Crawford, che è un artista, che crede di essere un ibrido umano alieno, e a sinistra invece c'è Lisa Romanek, che è la moglie di Stan Romanek, che è un altro famoso addotto americano che ho conosciuto bene anche. La caratteristica che li contraddistingue in queste cose è evidente, è inutile che ve la sto io a sottolineare.
Nel caso di Walton, sei testimoni, 1975, la sera del 5 di novembre, White Mountains, Taglialegna, erano in sei più lui, il bagliore nel buio, così come da titolo del film, lui viene scaraventato prima in aria e poi a terra, i ragazzi dentro il furgone sono impauriti, scappano, e quando si rendono conto di aver lasciato l'amico lì, si passano la mano per la coscienza, tornano indietro e non trovano più niente, né l'oggetto volante che aveva una trentina di metri di diametro, né che era poggiato al suolo, quasi poggiato al suolo, anzi no, ho detto una stupidaggine, perché era all'incirca a 6 o 7 metri dal suolo. Quello che ha fatto Travis, l'errore che ha fatto Travis, lui lo ammette, è che ha sentito il bisogno di avvicinarsi molto verso l'oggetto. A quel punto è partito quel raggio che vedete lì, lo ha colpito in pieno, e da quel momento per 3 giorni nessuno ne ha saputo più niente. La storia di Bagliori nel buio dovreste saperla, no? Questo è Travis a Roma nel 2011, l'ultima volta che è venuto. Mi ha detto dove possiamo andare. Che dolore, eh? Lì l'ho portato. Oh, qui ragazzi, qua, andiamo. Qua il problema, sì, il problema si pone, devo schiarirmi e prendo quest'altra. Allora, a Malanga direi in questo momento, Sallo, hai rovinato un sacco di gente, hai reso la vita proprio più difficile a un sacco di gente. Quelli che ne sono usciti, bontà tua, perché fino a quel punto magari le tue, fra virgolette, cure funzionavano, sono stati fortunati. Quanti non sono stati fortunati? Non lo so, ma comunque io mi attengo ai fatti che ho conosciuto. Essendo stato molto amico di Corrado, mi permetto di tornare all'anno 2011, quando traggo le conclusioni che lui aveva tratto dal libro Alieni o Demoni, che erano queste. All'epoca disse: non ci sono alieni buoni né alieni cattivi, ma solo alieni. Non è che ci volesse il genio proprio mega galattico di Corrado per arrivarci, però ha detto una cosa giusta, mi pare giusto. Tutto è già scritto nel mito e non nella storia. Anche in questo caso vuol dire che lui, rispetto alla storia codificata, no, quella che ci viene raccontata, dice non è vero nulla, e sono d'accordo con lui, e tutto invece è già scritto nel mito, quindi bisogna rileggere, entrare nell'ordine di idee, di farsi una cultura generale molto ampia, tornare nel tempo e indietro e arrivare alle origini dell'essere umano. Nel fare questo si acquisisce coscienza, il che vuol dire comprendere che l'uomo è il futuro dell'evoluzione universale. Questo era il Malanga pensiero nel 2011. Il resto lo lascio a me. Perché? Perché non c'è Corrado qui, non è un, come si può dire, un contraddittorio, non sarebbe assolutamente corretto da parte mia stare a contestargli quello che è il suo operato. Però una cosa la devo dire: per fare l'ipnosi, sulla quale cosa lui ha basato gran parte dei suoi studi, ricerche e dati statistici, e non solo, per fare l'ipnosi ci vogliono delle caratteristiche che Corrado all'epoca non possedeva, quindi si è arrogato il diritto di ipnotizzare un sacco di gente. E adesso vediamo. Alieni o Demoni esce nel 2007,
E guardate, proprio nel 2022 esce la nuova edizione, che ha cambiato però l'incipit. La battaglia per la vita eterna era il sottotitolo di Alieni e Demoni o Demoni, prima edizione. Nuovo sottotitolo dell'edizione attuale, fresca, uscita adesso, è la scelta consapevole di porre fine ai tempi dell'inganno. È un po' criptico, perché Malanga non è uno che ti dice le cose proprio chiaramente, però traducendo dico, scelta consapevole, è una cosa che deve fare il soggetto, l'individuo ha il diritto e il dovere di fare le proprie scelte. Di fare quale scelta? Porre fine ai tempi dell'inganno. I tempi dell'inganno è criptico, perché questo inganno da dove arriva? Non lo so. È inutile andarsi a leggere però una edizione nuova di questo libro. No, scusate, è utile andarsi a leggere l'edizione nuova di questo libro per metterla a confronto con quello, con il resto che lui sta promuovendo da anni. Quello che quasi nessuno sa è che quando eravamo ancora nel CUN, siccome si era capito che gli addotti erano tanti, bisognava far sì che ci fosse un gruppo di lavoro di esperti che si occupasse degli addotti, e si è chiamato PASEC, psicoterapeuti associati per la ricerca e lo studio sulle EBE, entità biologiche extraterrestri, e i loro contatti. Cioè, una cosa seria. Io ricordo benissimo che all'epoca mi arrabbiai molto, perché gli ufologi del CUN, di cui io facevo parte nel consiglio direttivo, e io dissi, ma scusate, che dobbiamo fare noi? Noi siamo coloro i quali ricevono le istanze degli addotti, siamo il primo filtro, no? Perché arriva da me qualcuno, io poi lo mando da voi, voi siete pazze, no? Voi no, loro dissero voi no. Malanga disse va bene, tanto io faccio parte del PASEC, che vedrai che le cose andranno bene. Ma c'è una contraddizione di fondo in tutto il discorso, che purtroppo da qui non leggo, qui invece sì. Questa associazione di terapeuti intende utilizzare le conoscenze scientifiche alla base del proprio lavoro con le regole prescritte dalla deontologia professionale, utilizzando quindi un approccio rigoroso e riconosciuto per permettere uno studio serio del fenomeno, non basato soltanto sulla testimonianza dei soggetti. Ecco perché ci tolgono di mezzo, perché noi eravamo latori delle testimonianze dei soggetti. Infatti è bravo e l'ho avuto due volte, una volta e una volta da lì. E lui è tra i top in Italia. Lui si fece da parte, diciamo così, ok? Anche perché per qualche sensore da persona. Vabbè. Il punto è questo, la conclusione del PASEC. Per questo lo scopo del PASEC è ottenere il benessere delle persone che si rivolgono ai terapeuti in cerca di aiuto e non quello di considerarli una risorsa per la ricerca. È l'esatto contrario di quello che ha fatto Malanga. L'esatto contrario. In realtà la ricerca in America da mo' che era cominciata. Rio Sprinkle è stato il primo a trattare gli aspetti psicologici nei casi UFO, si è occupato di Stan Romanek, eccolo qui, Sprinkle a destra, Romanek a sinistra, e di questo mi interessano questi aspetti della mia intervista a Romanek. Hai ricostruito l'esperienza grazie all'ipnosi? No, ho ricordato tutto vividamente, quindi ci sono due livelli,
di percezione da parte del soggetto, una che è quella di carattere effettivamente lucido, se è possibile, e l'altra invece che è quella nella quale questo non accade, ma l'ipnosi può consentire di andare a recuperare le parti mancanti del tuo vissuto di allora. Il modo con cui loro comunicano con te è telepatico? Sì. Il primo contatto fu lineare, parola per parola. Gli esseri comunicano grandi volumi di informazioni in un solo pensiero e diventa il tutto un fenomeno multidimensionale. La scienza, la fisica quantistica dice esattamente la stessa cosa. Carla Turner, deceduta giovanissima, disse: gli alieni possono prendere la nostra coscienza estraendola dal corpo fisico, possono disattivare il controllo sui nostri corpi installandovi una delle loro entità e usandoli come veicoli per le loro attività prima di reinserire la nostra coscienza nei nostri corpi. Qui andiamo a braccio sulle teorie degli americani. Jacobs, che ho conosciuto molto bene anche, è uno storico che insegna alla Temple University dello Stato di New York. C'è un programma che hanno gli alieni, secondo lui. Primo è quello della selezione. Prelevano, non a capocchia, prelevano. Poi allevano e creano un processo di ibridazione. Raccolta di seme e di ovuli, alterazione genetica dell'embrione fertilizzato, mantenimento in incubazione dei feti negli umani. Abbiamo avuto casi a Iosa di signore che poi hanno detto è gravidanza isterica. Sì, vabbè, ma se la signora il giorno in cui sparisce il feto va dallo psicologo, quella sotto ipnosi ricorda che cosa è successo, e ci sono degli esseri che le hanno fatto vedere, che le hanno messo in braccio il bambino piccolo, piccolo, piccolo. Io ho parlato con alcune di queste persone. Secondo voi è un'esperienza così? No, è un'esperienza molto traumatica. Quindi lui, Jacobs, è uno di quelli che la vede in maniera molto negativa. Oltretutto, nel finale della storia dicono che gli alieni preparano i capiti ad eventi futuri, gli ibridi alieni si integrano nella società umana assumendone il controllo. Proprio la cosa peggio che ci può capitare, ma peggio di come siamo messi adesso non credo. Forse è meglio sta sotto una dinastia di alieni che vengono da Andromeda, forse è meglio rispetto a quelli. È vero. Quando ho conosciuto Bud Hopkins mi sono trovato di fronte uno, signore alto, uno che era proprio terra terra. Questo si era fatto 20 anni di ufologia nel CUFOS di Heineck e del MUFON anche, quindi espertissimo. E Peter Robbins era il suo braccio destro e fondatore della Intruders Foundation. Qui siamo nella casa di Bud Hopkins a New York, dopo ci arrivo. Lui dice, all'epoca, 1975, non è che mi interessassi molto di queste cose, i casi sembrava che fossero sporadici, invece erano tantissimi, mi arrivano le telefonate, mi arrivano le lettere, mi arrivano le testimonianze, vengono da me, io non so che cosa fare, però di fatto l'avvistamento, secondo me, era già un aspetto del rapimento, non il contrario. Nell'81 scopre le screen memories e eccolo a casa sua. Era un artista. Questo è uno dei punti più belli della ricerca di Hopkins, quando lui si è dedicato ai bambini, perché le persone hanno portato i bambini
spesso e volentieri, quando è capitato, ovviamente. Allora che cosa ho fatto? Io faccio il pittore, sono un artista, sono però un fuoco, sono anche bravo, sì, ma non sono uno psicoterapeuta, non posso trattare con un bambino che dice ah mamma, mamma, mammina, e la mammina dice ma tu dove sei stato stanotte che c'hai tutti quanti i piedini infangati e non c'hai neanche le barbucce, le scarpine, dove sono andato a giocare fuori con il coniglietto in mezzo al, sotto la pioggia. Va bene, come si fa per non influenzare il bambino sul piano emozionale? Lui concepisce un image recognition test, un test di riconoscimento per immagini. Questo, che basta vederlo per capire di cosa si tratta. Batman, la ragazzina, il teschio, il clown, la befana, la tartaruga ninja, il poliziotto. Babbo Natale, sì, mi manca la voce. Alla fine il grigio. Quando tu al bambino fai vedere queste carte e poi alla fine gli dici, senti un po', ma tu qual è che hai visto? E quindi il bambino col ditino punta qui, no? A quel punto c'è tutto un procedimento di tipo non terapeutico, non stiamo parlando di terapia, ma di indagine di quello che è avvenuto, quindi rispetto alla testimonianza del bambino, per arrivare a capire se ha avuto contatti con quel signorino lì. Allora, lui si pone il problema, Bud Hopkins, e dice come faccio? Ho bisogno di una psicoterapeuta. Rima Leibo lavora con lui per 7 anni, questo è lo studio di Hopkins. Hopkins è morto alcuni anni fa. E conclude. Arriviamo alla fine. Una persona, da capire perché le proprie paure e reazioni scaturisce una persona più forte, credo che sia il tuo io a determinare questo processo di trasformazione, quello di, anche di Strindberg. Non che gli alieni abbiano contribuito a instillarlo nella mente del soggetto, il processo di trasformazione, è qualcosa che avviene automaticamente attraverso l'esperienza che tu hai fatto. Poi quando ha la fortuna di diventare amico di John Mack, cominciano a lavorare insieme. Perché bisognava lavorare con le persone che avevano vissuto queste esperienze il più seriamente possibile. Chi meglio del docente di psichiatria dell'Università di Harvard che aveva deciso di dedicarsi a queste tematiche? Eccoli qua insieme. Nel 2003 riceve John Mack il premio dell'International UFO Congress di Laughlin in Nevada. Qui il livello sale con John Mack, perché lui dice che se potessimo ipotizzare un'integrazione tra la coscienza e la materia, o persino che le immagini fisiche o lo stesso mondo fisico siano una manifestazione di coscienza o di spirito, l'apparente e a volte reale aspetto fisico del processo riproduttivo, perché in questo caso si parla del fatto che gli alieni, come ho detto prima, processo di ibridazione attraverso, no? Okay. Potrebbe essere visto come l'espressione concreta e fisica di un'energia o intelligenza cosmica. Cioè questo lo dice il docente di
psichiatria dell'Università di Harvard. No? Risponde così al problema della minaccia alle forme di vita terrena risultato dalla miopia umana e della sua capacità distruttiva. Mac ha pagato caro. Il processo potrebbe verificarsi in gran parte su un altro regno, con una diversa frequenza vibratoria, una specie di limbo tra un regno e l'altro, né spirito né materia, che per certi aspetti può penetrare nel nostro mondo ed essere avvertito con tale vividezza da portare a un'intensa convinzione e persino a sottili manifestazioni psichiche nei rapiti. Ah, allora, diciamo che era convinto che tutto questo avvenisse in un'altra dimensione della realtà. John Mack sosteneva: non è credibile che il racconto del testimone rifletta semplicemente il ricordo di un elemento della sua coscienza, il che vuol dire che dipendono da un'altra coscienza. Cioè è un incontro fra la nostra coscienza e la coscienza degli esterni, degli altri. È una commistione, è il discorso della trasformazione. Conclusione di Mack. Gli extraterrestri esistono verosimilmente in entrambi i mondi. Soluzione: lo fanno fuori. Nel 2004 la famiglia di Mack dava la notizia della morte, aveva partecipato come relatore ad una conferenza su Lawrence d'Arabia, aveva vinto un premio Pulitzer. Era dopo la conferenza, era a Londra, camminava tranquillamente. Alcuni hanno detto: sai, il professore fra le nuvole non si è reso conto che lì si gira in una maniera diversa dalla nostra. Allora, il tizio che lo investe e che lo maciulla era un polacco ubriaco a bordo di un furgone Peugeot, no, era un Peugeot 306, che lo investe e che ha pagato questa l'uccisione di Mac con 3 anni di sospensione della patente. Il lavoro di Mac negli ultimi tempi si era concentrato sulle guerre e sulla sorte di milioni di persone coinvolte in conflitti voluti da poteri forti e occulti, lo aveva dichiarato e scritto pubblicamente. Allora, questo l'abbiamo già detto. Arriviamo a Michael Wolff e cominciamo il capitolo Michael Wolff. Per me Michael Wolff, a parte il fatto che sono sicuro questa sera è qui con noi e che la possibilità di poter parlare di lui è per me non solo un grande onore, ma è soprattutto un dovere, è perché la storia di Michael io l'ho vissuta anche se non in prima persona, ovvero sia l'ho sentito al telefono più volte, una decina di volte, e parlavamo per lungo tempo, aveva una voce meravigliosa, molto profonda, ed era estremamente emozionante parlare con Michael. Io ho saputo che Michael Wolff aveva scritto un libro, quello, Catcher's Weapon, e lui parlava solo al telefono. Perché? Dunque, Michael aveva, secondo la testimonianza di Adriano Forgione, di Paola Harris, aveva in casa 3 telefoni di quelli vecchi, tipo questo, no? Qui stiamo parlando è morto nel 2000, già c'erano i cellulari, non aveva cellulare. Usava... Uno era solo ricevente e arrivava dalla National Security Agency, praticamente l'agenzia di intelligence che fa capo al vertice di Washington. I guardiani del cielo, l'ho tradotto 2 volte, la prima volta male, si chiamava Afferrando il cielo nel 99, male proprio, perché il libro è molto difficile,
È vero, tu mi sei testimone, prima mi hai detto, lo sto leggendo, non ci capisco niente. Sto avendo difficoltà a cogliere, però in qualche modo sto cercando una chiave di lettura, nel senso che in effetti tutto quello che sembra non è e tutto quello che è non sembra. C'è un discorso, c'è una verità tra le righe che si può cogliere solo cercando di non capire con la mente razionale. No, infatti non devi capire con la mente razionale, e anzi la cosa migliore è porsi esattamente nell'ottica che adesso andremo ad analizzare insieme. Rileggilo, perché quando lo rileggi ti si apre un mondo. Sto già, come dire, a buon punto. L'ho comprato esattamente 4 giorni fa, immagino. 4 giorni fa? Sì. Ci siamo sentiti. È poco. Ci siamo sentiti, io stimolato, chiaramente, siccome non avevo sentito parlare, ma non l'avevo ancora detto, non potevo venire qui senza avere... La prima cosa da dire di questo libro è che in copertina abbiamo un grigio, vero? Sono foto vere queste. Queste sono foto vere. Questo è Conta, si chiamava Conta, ospite del governo degli Stati Uniti. Fagli vedere quello bello. Quello bello è il fratello. No, il fratello di Michael, non so se No, no, okay. È il fratello, si chiamava Anansara, il fratello cosmico proveniente... Altara. Da Altair, sì. E... uno dei nordici, uno di quelli proprio belli, anche questa qui è fotografia vera. Io se dico vera è vera, ecco. Chi era Michael? Guardate, è inutile che lo chiede. Quello che mi interessa dire è la sua figura rispetto a quelli di personaggi noti come rivelatori. Di fatto il colonnello Corso lo è stato un rivelatore, si discosta per le credenziali d'alto livello scientifico e per lo spirito che lo ha caratterizzato fino alla fine, confrontandosi con una malattia come il tumore al colon che lo ha ucciso, cioè l'ha portato via il 18 settembre del 2000. Io ho le fotografie di Michael un mese prima della morte e non le farò mai vedere in vita mia, perché Michael io lo amo per come l'ho visto e conosciuto. Ha vissuto anche in Svizzera. Considerate che lui faceva sempre dei lavori di copertura. I lavori di copertura potevano anche essere di tipo artistico, perché viveva nel mondo dell'arte, in particolare teatro, sì. La moglie Sara era una attrice, il figlio Daniel aveva 16 anni. Incidente di guida in Svizzera, Michael si sveglia in un letto di ospedale in Svizzera, gli dicono 40 giorni dopo, gli dicono che Sara e Daniel non ci sono più, e poi i suoi capi gli dicono che era stato un attentato, che erano stati manomessi i freni. Cacciare su Deven rientra nella logica del flusso controllato delle informazioni segrete. Tutto quello che erano le sue la sua storia, le sue credenziali, è scomparso tutto dopo la sua morte. Quindi i ricercatori, quelli più tradizionali, dicevano, no, abbiamo cercato, non abbiamo trovato niente su Michael Wolff, non è vero che ha fatto questo, che ha fatto quest'altro, non è vero. Lui diceva di aver lavorato nell'area 51, zona S4, Wright Patterson, Indian Springs, Nevada e Dulce in New Mexico, e che il suo compito era quello di interfaccia telepatico con gli alieni. Era membro del Majestic 12, dopo ne parliamo, giusto così, aveva facoltà
di percezioni extrasensoriali, remote viewing, la visione a distanza, ed era in buona sostanza era una spia psichica. Veniva usato, avete presente gli uomini, com'era quel film, quello, l'uomo che parlava alle camere? Queste sono cose che avvengono realmente. Chi ha avuto contatti con i sensitivi bravi qui in Italia, ma quelli proprio bravi, sa bene che vengono presi e vengono utilizzati per determinate cose, tipo soprattutto il reperimento di persone scomparse. Umberto Di Grazia. Io non ho detto il nome. Il primo recupero UFO precipitato a San Diego nel 41. Nel 47 due UFO, secondo lui, precipitano a Roswell, due razze coinvolte, grigi da una parte e gli orange, che sarebbero quelli del corpo visto nell'autopsia del Santelli Footage. I suoi alieni, colta, grigio, sarà proveniente dalle Pleiadi. Il processo, questo, arriviamo a questo aspetto, che ti riguarda, perché hai il libro. Questo libro è il processo di espansione mentale. Questo libro che ti fa espandere la mente. Tu te lo leggi e quello che accade è che viene fuori. Quando avrai capito, e semmai lo capirai, che io non lo so, ma non di te, di me, è uno strumento di stimolazione neurale o neuronale dei neuroni che consente la formazione di miliardi di sinapsi, rendendo il cervello capace di comunicare telepaticamente con gli ET. Ecco che cosa serve questo libro. Questi erano alcuni dei componenti del Majestic 12 negli anni 90. Il fisico Edward Teller e Henry Kissinger. I servizi segreti coinvolti sono tutti quelli delle forze navali di tutto il pianeta Terra. Ogni qualvolta voi sentite parlare l'aeronautica militare italiana della problematica UFO, l'aeronautica militare italiana non ne sa una mazza acida, nulla, perché tanto che possono fare? Dicono alziamoci in volo e andiamo a fare che? Li tiriamo giù, provateci, magari va bene oppure no, ma comunque queste cose, qualora voi ci aveste già provato, che siete venuti a noi a raccontarcelo? No, loro ogni anno dicono, con il CUN, fra l'altro, con il supporto del CUN, dicono quest'anno ci sono stati 273 avvistamenti. La risposta mia è chi se ne frega. A me non interessano gli avvistamenti, a me interessa l'interazione diretta fra noi e gli altri, è quello che vuol dire il tutto. Ok. Michael diceva, Italia inclusa e anche la NASA sono coinvolti nel cover-up. Il nulla osta di accesso alle informazioni del presidente si chiama Top Secret Umbra, sono andato a cercarlo, esiste, è superiore a qualunque altra forma di coefficiente di segretezza. Quindi non è detto che i presidenti vengano informati. A casa di Michael c'era la fotografia di Sara, lì la vedete sopra la testa di Michael, quella ragazza che era al telefono. Ok. Poi da qualche parte c'era anche la fotografia di Danny, ma non lo so, è scomparsa. E lì siamo sul set di 8 e mezzo, perché nel 62 lui ha partecipato alle riprese di 8 e mezzo e ha fatto la comparsa. Questi sono alcuni dei diplomi di Michael, che qui è con Paola, diplomi, lauree, bla 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 bla, tutto scomparso nel momento in cui lui è morto,
era l'appartamento Hartford in Connecticut, completamente bonificato, vuoto. Questo è importante, non so quali altri ricercatori abbiano queste immagini, delle due configurazioni, come si chiamano, le workstation in pratica, sue, nel novembre del 78, ottobre del 78, prima del suo inserimento nel DARPA, che era l'Agenzia di Ricerche Avanzate dei Progetti per la Difesa, e dopo, lui aveva delle postazioni che rispetto all'epoca, postazioni personali nella sua abitazione, che erano, venivano da un altro pianeta. Qui lo vediamo fare non so cosa ad Adriano Corgione, e poi lui dice nel libro all'inizio: gli eventi qui riferiti, presumibilmente coinvolgenti gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, Francia, non sono mai accaduti. È un disclaimer. Gli hanno imposto, vale a dire, una dichiarazione di declino di responsabilità. Questo è un punto importante. Lui nella prefazione scrive: cinque decadi e mezzo sembrano una eternità se uno è così terribilmente stanco della propria vita, nel cuore e nella dimora della sua anima. Per me stanco significa essere annichilito dalla tristezza. E in un certo qual modo la vita diventa un territorio desolato quando il tuo animo è fiaccato da perdite tragiche e giunge a scoprire con immenso stupore che il pianeta su cui ti trovi non è la tua casa. E questo è il trasduttore vivente, è l'unica fotografia di UFO che vi faccio vedere. Lui l'ha chiamato trasduttore vivente. Cos'è il trasduttore vivente? Io quando sono a bordo di un trasduttore vivente so che insieme controlliamo lo spazio-tempo e creiamo le dimensioni in ampiezza e frequenza in virtù o integrità della produzione, amplificazione e guida delle onde usando un reattore antimateria efficace al 100%. La sua reazione finale di annichilimento per l'energia necessaria per sostenere tutti gli elementi utili al viaggio, la manipolazione molecolare e ogni altro mezzo di controllo. Quindi, per la prima volta, parla della simbiosi fra la macchina e la persona che lo guida. Qui lo vedete già piuttosto provato, no? Michael ci fa un regalo. Da tre campioni, frammenti di quello che lui definisce ciò che restava di un UFO crash, quello che gli era stato dato. E questi campioni, mi ricordo Paolo quando me l'ha detto, erano in bicchieri di plastica come questi, no? Però trasparenti, considerando che da quello che so io sei o sette persone lo hanno potuto incontrare a casa sua, compresa Paolo e Adriano. Lui diceva: prendi, poi fate le analisi voi, va bene. Gli dà queste cose, la fonte era una fonte interna dei servizi, campioni dati a Bill Hamilton, un americano, Barry Chamish, israeliano, Michael Esman. Le analisi italiane furono condotte da Corrado Molanga e dall'ingegnere metallurgico Luciano Petersoli, che purtroppo è venuto a mancare un anno e mezzo fa. Bravissimo. Questa è la copertina di, mi pare che fosse UFO Network. Questi sono gli oggettini. Ah, premetto che io ho ancora uno di questi oggetti. E si trova in una cassetta di sicurezza a Siena. Dice perché? Perché me la sono dimenticata a Siena l'oggettino, quando fece una conferenza.
a che ho detto all'organizzatore, perché per favore fai il piacere di, poi un giorno ci rincontriamo, quindi sta lì a Siena, così io non ce l'ho ed è inutile che magari me lo vogliono venire a prendere, perché io non ce l'ho. Quello che ho portato a casa? Quello che ho portato a casa. E beh, ma adesso si vede anche una mano colpevole, è Cala. Quella lì è Cala. La mano mia. Quella è la mano di Pasquale. Sì? Quello è l'ultimo degli oggettini. Quest'ultimo oggettino, secondo le conclusioni di Malanga, è 99,99% e poi 001, così come aveva detto Wolf. Silicio praticamente allo stato puro, per una infinitesima parte di altra materia, chiamiamola così, non identificabile. Conclusione di Malanga. Da una parte avevamo Wolf che dichiarava che un frammento di silicio apparteneva ad un UFO crash, e dall'altra parte, senza alcun apparente collegamento, avevamo un frammento di silicio proveniente dalla stessa fonte, Wolf, che aveva subito questo oggetto un rapido passaggio di stato fisico giungendo a temperatura superiore a 3300 Kelvin, che stando a quello che ha detto, spiegò poi Malanga, trattasi di un rientro atmosferico di avete presente quando tornano i razzi degli americani che magari viene liofilizzato, ecco, no, la temperatura impossibile, oppure, cioè, quindi o un rientro oppure un UFO crash. Queste sono le conclusioni di Malanga. Adesso veniamo alle conclusioni di Daniele Coulat. Coulat dice: io che sono perito nel campo energetico, esperto nel campo energetico vibrazionale, studio questo oggettino. Qui si vede male, però questi sono rilievi in cui secondo Coulat si nota il cambiamento dinamico evolutivo su scala temporale di 60 secondi normalmente assente su un oggetto inanimato. L'oggetto di Wolf è stato consegnato a Adriano e Paola nel 99. Sono passati tanti anni. Non solo, ma lo spettro delle vibrazioni di questo oggettino ha un picco a 7.1 Hz, come si può ben vedere. L'oggetto è stato posto a confronto con un campione di silicio della Texas Instruments, quasi puro, il cui picco era 3.1. 7.1. Le conclusioni. Probabile, ma è solo un'ipotesi da verificare, che il frammento di silicio sia stato attivato in qualche modo e conservi una vibrazione energetica ancora attiva a quella frequenza, quella di cui sopra, 7.1. Presenta un carattere energetico vibrazionale molto dinamico, soprattutto in ampiezza, come se si attivasse periodicamente con quel picco di emissione più alto in tutto lo spettro di emissione, come fa un trasmettitore di frequenze AEM. Frequenza circa 7 Hz, e qui siamo su 7.1, possono entrare in risonanza con i ritmi cerebrali corrispondenti allo stato teta alto, vicino alle onde alfa. La NASA ha effettuato studi molto approfonditi, come pure i militari, sulle frequenze elettromagnetiche a risonanza cerebrale, e gli effetti dei campi elettromagnetici in bassa frequenza
sull'organismo umano, per esempio 2 e 4 Hz, sono utilizzati per i loro effetti a livello della circolazione nervosa. Sapete che cosa vuol dire tutto sto pappardello? Come hai detto prima di Wolf, la macchina... Vuol dire che l'oggetto è vivo. Simbiosi. Entra in risonanza con le nostre capacità cerebrali. Così come il libro. Prego? Così come il libro. Così, così come il libro. Però questo è qualcosa di fisico. Io ho fatto, ho curato la direzione di Mistero Experience, che è stata una mostra che è stata organizzata a Torino alcuni anni fa, e diedi l'oggettino nella sezione della mostra dedicata all'ufologia, e che venne posto, questo oggettino venne posto, fate conto, su una teca, all'interno di una teca, a questa altezza circa, e la teca in plexiglass o cristallo, questo non lo so, però trasparente, l'oggettino posato su un piccolo qualcosa che lo sosteneva, su cui era appoggiato. Mi chiamano sera tardi e mi dicono: Baiata, siamo dell'organizzazione Mistero Experience, sono bla 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 bla. Che c'è? Dice: ma lo sai che cosa è successo? Che è successo? È venuto qui stasera all'orario di chiusura un personaggio strano, uno che era vestito tutto fatto di bianco, con una tizia insieme a lui, che sembravano tutte e due di origine indiana, e ci hanno chiesto se potevano entrare, anche se praticamente c'erano rimaste solo le maestranze, qualcuno che stava mettendo a posto. Entrano, e questi sparati vanno nella sezione ufologica, e il soggetto si mette di fronte alla teca, ci sono le riprese della camera di sicurezza all'interno di ciascuna delle sale, c'erano le camere, si mette in una situazione, fate conto, di meditazione, per semplificare, di meditazione, guardando l'oggetto, e improvvisamente l'oggetto si anima, nel senso che esplode, è come se esplodesse un'onda di energia luminosa all'interno della teca, la illumina completamente a pulsazioni molto forti, e poi si affievolisce e si spegne. Questi prendono e se ne vanno, e loro mi hanno chiamato dicendo: che è successo? E io ho detto: non lo so, però probabile che il tizio, che era forse un maestro yoga o qualcosa del genere, avesse delle capacità cerebrali tali da poter entrare in, io sempre per semplificare la chiamerei risonanza con l'oggetto in questione. Quando nel 99 Michael stava molto male, un giorno ricevo una telefonata, mi dice nome e cognome, era un giornalista del Messaggero. Io ho sempre detto al signore in questione che non avrei mai fatto il suo nome, è morto alcuni anni fa, e quindi non continuerò per sempre a non farmi il nome. Lui mi dice: ci possiamo incontrare? Dico: vieni in redazione. È venuto a Fonte Nuova, dove avevo la redazione. Si mette seduto, allora, io stavo seduto lì dove c'è lo zaino nero, lui si mette seduto lì, mi guarda e mi fa: sei amico di Michael Crumant? Il punto, primo punto, rimango secco. Crumant, dico io. Crumant era un nome che io conoscevo, lo conosceva anche Paola e Adriano, ma non l'avevamo. Noi avevamo sempre scritto Michael Wolf, e sul libro è Michael Wolf, ok?
qui c'è scritto Michael Wolff, non Michael Command, che era il vero nome di Michael. E dico, scusa, ma tu come fai a sapere? No, perché sai, io e Michael siamo stati addestrati dagli stessi in Inghilterra. Ah sì? E chi sarebbe mai i servizi segreti militari, marina, inglese? Ah, e per quali compiti? Michael per i contatti con gli esterni, io per i contatti diplomatici, perché parlo tre o quattro lingue, quindi non con gli esterni, con gli interni. Dico, ma la prova? La prova no. Non me la dovresti neanche chiedere, mi fa lui, perché sono io che sono venuto a dirti che l'ho conosciuto. Tu adesso sai che c'è qualcuno che ha lavorato con lui ed è un italiano. Questo signore lavorava al Messaggero e pubblicava articoli molto importanti di diplomazia internazionale, in particolare i rapporti fra Israele e gli arabi, perché parlava correntemente tutte e due le lingue, quindi fungeva da interprete per il governo italiano nelle missioni diplomatiche del governo italiano. Cioè, veniva lui, chiamiamolo Nicola, veniva lui che parlava e che faceva. Okay. Una persona come questa, io gli faccio pure la domanda deficiente, ma perché non è? No. Ovvio, però per me è una controprova importante del fatto che Michael era quello che diceva di essere. Lo hanno fatto passare per pazzo, hanno cancellato tutta la sua vita, l'hanno chiuso dentro due stanzette appartamento a Harvard. Lui li ha serviti fino alla fine. Ma questi non hanno capito con chi avevano a che fare. L'ufologia mondiale, ovvero quella mainstream, non si occupa di Michael Wolff. Diciamo che l'unico che se ne occupa in Italia sono io. Ma non è vero, perché c'è un altro che se ne occupa, è un mio amico che adesso vi presenterò. Questo signore molto simpatico, che è deceduto nel 2011, si chiama Ron Cruvant ed è il fratello di Michael. Quindi quando dicono che Michael non aveva una famiglia, non si sa da dove arrivava, non aveva una sua storia vera e propria, invece improvvisamente sbuca il fratello, dopo che è morto Michael, che dice: non è mai stato laureato, non si è mai sposato, non ha avuto figli, non era stato neanche in Vietnam, aveva vissuto sempre a carico della mamma ad Hartford in Connecticut e viveva della social security, dell'assistenza. L'intervista a Ron Cruvant ci sta su YouTube. Invece io ho questo ragazzetto scapigliato, si chiama Diego Pisano. E io vi dico qual è l'albero genealogico di Michael Wolff. La famiglia di Wolff arriva dalla Russia, ebrei russi. Nomi: Isadora e Anna Dulz. Poi sergente, non fanno figli, una parte sposandosi e vivendo a Newark. Fanno da una parte Norman, che abbiamo visto, no, Norman è il papà di Michael, da cui poi nascono Ronald, che abbiamo visto, Michael, Arnie Beth, che è la sorella, Sara e Daniel, che non sarebbero mai esistiti. Cosa abbiamo trovato? Avete presente che le università americane a fine anno fanno l'almanacco di quelli? Ok. E siccome le accuse della famiglia, soprattutto del fratello, e le dichiarazioni della madre erano che il ragazzo a 15 anni dava segni di squilibrio molto molto seri,
Nell'annuario, nel diario di quell'anno, Michael è in fondo a destra, c'è scritto che è innanzitutto un conversatore molto amichevole, molto amicale, ha una personalità geniale ed è ha un entusiasmo sviscerato per la chimica. Non mi sembra uno che sta messo male di testa a 15 anni. Ok? Un ragazzo con gravi problemi che frequenta club scolastici, è geniale, amichevole, qualcosa non quadra. Nella sentenza di divorzio che mi sono andato tutta quanta a verificare, tutto stava sulla... tutto il punto era, hanno usato Michael, non il padre Norman, ma la mamma e il fratello, per ottenere praticamente il sussidio di assistenza a questo ragazzo che avevano dichiarato non incapace di intendere di volere. Allora, ha avuto due lavori, ha frequentato varie scuole dopo i 21 anni, ha lavorato in film alto e mezzo. Nel 1962, sommando i tempi di realizzazione di A, otteniamo che nel 63 esce il film, le foto di Wolf sul set rendono tutto credibile. Poi esce Catcher in the Rye, nel volume primo, capitolo 4, poi vi spiegherò un attimo di più. I miei genitori sostenevano che ero nato alle 12, cioè praticamente alla mezzanotte di un 4 luglio all'ospedale Beth Israel di Newark, nel New Jersey. Allora, adesso questo però già raccontato. Questa è una delle ultime foto belle di Michael con Paola. E qui andiamo alla mia esperienza di premorte. Dice, ma cosa c'entra la tua esperienza di premorte con tutto questo? Non lo so, però magari ci arriviamo insieme. Io devo tener conto degli orari e quindi ho ancora, credo, 20 minuti di presentazione. Aprile 1971 facevo il giornalista musicale, Lino Rufo se lo ricorda molto bene, perché ci incontrava all'epoca. E intervisto Ian Anderson perché era uscito a Paola. E avevo il disco, percorrevo in motocicletta quella strada che vedete lì sulla sinistra, bianco e nero, è via Filippo Turati che si trova al centro di Roma. Purtroppo il disco mi cade perché l'avevo messo sul Gilera 5V che avevo in quel momento, 125, l'avevo messo sopra il serbatoio della moto, mi cade, metto sul cavalletto lì sulla destra, rispetto alla foto, sulla destra, metto sul cavalletto la moto, faccio un metro per andare a recuperare il disco che era finito in mezzo alla strada e mi prende in pieno un maggiolino guidato da un pregiudicato che non si ferma, ma si ferma fortunatamente un ragazzo che faceva il militare, che mi prende di peso, mi mette, apre lo sportello della macchina, 600 controvento, io mi siedo lì, dopo corre come un pazzo, sta 600, però corre, e arriviamo al policlinico Umberto I. Mica vengo operato subito, no? No. Io passo praticamente le prime 4-5 ore della notte facendo quella che si chiama esperienza di premorte, quindi vivendola in tutto e per tutto, per come è stata descritta da milioni di persone. Non sono certamente l'unico. E
quando andavo verso la luce all'interno del tunnel, il dolore passava. Il dolore consisteva nel fatto che avevo da qui a qui tutta l'ansia intestinale squarciata, che lì al policlinico non avevano diagnosticato, ma avevano messo in corsia, erano assai diverse ore e io stavo morendo, anche perché era morto un signore, un anziano vicino a me. Ho cominciato a urlare, saranno state le 6 del mattino, perché ho detto qua io ci resto. Ma quando mi sono reso conto che stavo morendo, quando io volevo andare verso la luce e il dolore passava, se ne andava via completamente, quindi era una sensazione meravigliosa, paradisiaca. Nel libro gli alieni mi hanno salvato la vita, alla R romanesco, salvato la vita, io descrivo esattamente il primo capitolo, Aqualung e il tunnel di luce, per quello che è stata l'esperienza che io poi mi sono ricordato parecchi anni dopo, ed è stato possibile ricordarlo attraverso, anche poi lo vedremo, attraverso un'ipnosi regressiva. La sensazione di andare verso la luce mi faceva passare il dolore, anzi entravo in uno stato di, io l'ho definito una specie di orgasmo cosmico, oppure lo si potrebbe definire dionisiaco, insomma una cosa meravigliosa, una sensazione meravigliosa. Però io, fra me e me, adesso non vado nei particolari, fra me e me ogni tanto dicevo, andavo ma poi decidevo di ritornare. Nel ritornare il dolore cresceva, nell'andare il dolore se ne andava. Se fossi andato oltre non starei qui a parlarne, ovviamente. Vengo operato alle 6:30 del mattino. Vengo portato poi, dopo l'operazione, in una stanza, e al risveglio, che all'incirca è verso le 4 del pomeriggio, mi trovo, come il signore nell'illustrazione, fluttuante, fate conto, all'angolo della stanza lassù, e io ero steso lì, mia madre, mio fratello e la mia ragazza. E non so come ho fatto a ritornare indietro. Allora, io non so quanto manca, cerco di andare il più veloce possibile. Questo è quello che sono delle conclusioni rispetto al fatto che la nostra coscienza può vivere, al di là degli stati alterati di coscienza, può vivere attraverso i sogni. Questo lo sapete, noi entriamo in uno stato interdimensionale, noi stiamo altrove, però ritorniamo, ogni mattina ritorniamo, però nella notte dove siamo stati? In un altro mondo? Beh, no, proprio un altro mondo no, perché è sempre quello nostro. Anzi, quale sarà quello vero? Quello in questo momento che siamo qui tutti insieme, o quello della notte in cui noi invece andiamo altrove? Nel 2010 a Phoenix, in Arizona, avevo già incontrato 3 anni prima Ruth Over, psicologa, psicoterapeuta di Phoenix, bravissima, che si era preparata alla materia con John Mack, ed era la responsabile del settore abductions dello stato dell'Arizona. Quello davanti è Dan Burish, personaggio chiave della storia della zona S4, area 51, microbiologo. Ma in inglese si direbbe next time, la prossima volta magari entreremo nell'area 51 con Dan Burish e con altri. Intanto faccio la regressione nel 2010. Per la prima volta emergono dettagli della mia esperienza, che era Roma 1999, esperienza di contatto
che collegano quell'esperienza con la NDE e la Auto Body Experience che vi ho illustrato prima, vissute dopo l'incidente del 71. Questo è, io il filmato ce l'ho, ovviamente, devo rivederlo per bene tutto e rivedere la traduzione anche perché mi sono sfuggite alcune cose. Comunque erano loro, erano tre. Adesso noi ci siamo posti più volte il come facciano. Le persone a trovarsi in luoghi sconosciuti, portati altrove, nel mio caso per esempio, io me ne stavo candidamente, come dice Lucino, me ne stavo nel mio candido lettino quando ho sentito una voce, canta Francesco, che sento dentro la mia testa, dice Francesco, e che mi dice: Francesco, svegliati, sono il tuo Dio. Invece io in quel caso non sento la voce del mio Dio. Sento una voce che mi dice: siamo qui per te, non aver paura. Bene. Come mi hanno portato via? Non lo so. Se però entrate nel mondo della medianità, conoscete dei medium, conoscete delle persone serie in questo campo, le ricerche in campo parapsicologico e della medianità sono molto più avanzate di quelle degli ufologi tradizionali che non si occupano di queste cose e non hanno le risposte come non ho avute io per tanto tempo. Com'è che adesso una risposta in parte mi è stata data? Come hanno fatto a portarmi altrove? Come ho fatto io a passare attraverso la parete? Questi erano tre. Un, due e tre, messi là, piccolini, con le capuccette. Io ero convinto di essermi riaddormentato e poi mi ritrovo in un altro ambiente. Come ci sono arrivati? Che cosa è successo? In ufologia si chiama mat e demat, materializzazione e smaterializzazione, ma in questo caso, vado a leggere, il teletrasporto consentirebbe di scomporre una creatura vivente, quali noi siamo, facendo sì che tutte le sue cellule, questo è di fonte medianica, quindi dalle guide, avete presente che per fare una seduta servono le guide, ok? Persone serie, oltre al medium, ok? Vabbè, altri discorsi che faremo in un'altra occasione. Fanno sì una creatura, scomporre questa creatura vivente facendo sì che tutte le sue cellule siano indipendenti dalle altre, vengono liberate, operando sulla consistenza eterica dell'essere, della sua forma fisica, eterica della sua forma fisica, e spostandola nel luogo di destinazione dove l'organismo verrà riassemblato. L'ipotesi deriva da studi sulla medianità, ma il tutto prevede che venga condotto da una entità superiore. La nuova ufologia, il Pentagono. Volete che ne parliamo del Pentagono? No, ditemi voi. Sì, organismo di assistenza alle anziane signore delle zone belle di Roma, bensì è un'accolita di figli di puttana. Mi sembra ottimo. Senza che tu fai il militare e quindi hai deciso in vita tua che anche se devi giustificarti e la tua coscienza giustifica la tua scelta, quella di essere al servizio della tua nazione, io non so manco se ci ho messo un filo in corso da qualche parte, ma penso di sì. Come fai a giustificare il tuo lavoro? L'abbiamo detto però, E arriviamo infatti ai rivelatori. Però prima ci sarebbe da dire del Majestic 12. Majestic 12 è un'associazione, un'accolita di persone di altissimo livello che già a partire dal governo Truman, dalla
amministrazione Truman nel 47-48 decise, a fronte degli incidenti, che bisognava creare un supergruppo che avrebbe dovuto occuparsi di queste tematiche. Majestic 12, composto appunto da 12 persone. In merito in particolare alla ricaduta tecnologica dei reperti recuperati dall'incidente di Roswell e il successivo cover-up, entrano in ballo le entità biologiche extraterrestri. La definizione non è mia, non è di nessun altro ufologo, ma è di Oppenheimer e di Einstein, che non mi ricordo se ci ho messo oppure no. Comunque sono stati loro, adesso torniamo indietro, sono stati loro a coniare questo termine, entità biologica extraterrestre. Bello, eh? Cade l'oggetto a Roswell, la storia la sapete tutti, è inutile che... Ok, andiamo avanti veloce. Alla fine, se andate a Roswell, andate a vedervi il museo, che è bellissimo. Io lì sono a Roswell, a Foster Ranch, con il figlio del colonnello Jesse Marcello, morto anche lui. Tutta quanta la situazione di Roswell finisce nel 97, quando il Pentagono dichiara che a Roswell non è caduto niente, nonostante loro avessero detto ben altro prima, anzi, è caduto un pallone di tipo Mogul con a bordo, quindi con un sistema meteorologico super segreto e avanzato, per determinare, praticamente erano dei sensori, dei rilevatori di non sono frequenze ma sono vibrazioni causate dagli, perché nasce il progetto Mogul, vibrazioni causate da possibili esplosioni nucleari sotterranee dei russi. Quindi entriamo nel mondo ovviamente della guerra fredda, okay? Caso chiuso nel 97. Che cosa è che diceva il colonnello Corso, di cui adesso faremo noi la conoscenza? Diceva: guardate, la segretezza è deplorevole, però è necessaria, perché se no chi si deve occupare di queste cose? E se ne è occupato lui. Questo è il libro, dentro c'è tutto, io lo considero il più importante libro di ufologia di tutti i tempi. Mancano 7 minuti. Fai un quarto d'ora su corso. Un quarto d'ora su corso. Soccorso, soccorso. Andiamo insieme. Corso era un soggetto strano. Siamo a Maurizio Costanzo Show con Corso e nella stessa serata c'è Ivana Spagna. Ivana è una donna che ha una sensibilità notevolissima. E siamo nel backstage del Paglioli e Corso mi fa: ma quella ragazza così bella, bionda, così. Dico: guarda, è una famosa cantante. Ah sì, ma me la fai conoscere, perché mi pare che sta tremando, vedo che trema, c'ha qualcosa che non va, ha paura. Fammici parlare. Vado lì, Ivana. Sono un vecchio giornalista musicale, ma proprio manco sapeva chi era. Ma sono con il colonnello Corso. Ah, davvero? Sì, ti vuole conoscere. Ah, bene, prendo il colonnello Corso e lo metto davanti alla Spagna, che lo superava dei 15-20 centimetri. Il colonnello Corso fa: give me your hands. Le fa mettere le mani così, mette le mani sue sotto e poi fa la classica frase: devi stare calma, non c'è nessun problema, ma io ho paura perché è la prima volta qui a Costanzo, poi c'è anche lei qui, è una persona. E lui fa: beh, puoi stare tranquilla, non ti succederà assolutamente niente.
quella di botto si è calmata, tranquillizzata completamente. E lei ha fatto la sua performance e poi lui mi ha spiegato, guarda che io nei servizi, una delle prime cose che noi impariamo è la capacità di avere a che fare con le persone, con, come dire, con la psiche della persona, la devi saper orientare. Questa è la parte buona di corso. La parte cattiva, quando lui torturava i comunisti a Via Tasso, non è carino, quindi non lo racconto neppure, ma lui mi ha spiegato tutte i sistemi di interrogatorio che usavano gli americani. E lui era il capo dell'intelligence, lui si occupava praticamente dell'interazione nell'intelligence anglo-americana di stanza a Roma nel periodo di Roma città aperta. Ok, quindi immaginatevi le cose. Lo portiamo a Montesilvano, lì siamo Paula Harris sulla sinistra, Carlos Diaz, il contattista messicano, Corso, Bagliate e Pinotti. A Roma, l'anno dopo, sotto, James Courant, quello un po' più in alto rispetto a me, lei non mi ricordo come si chiama, ma mi arriverà, spero. Mario Lindemann, il colonnello Corso, e Yvonne Smith, psicologa, che si occupa di abductions negli Stati Uniti. C'è anche Cristofoli. Sì, ma lì non c'è Cristofoli. Quella là in basso. Eh? Quella in basso. Dove sta Cristofoli? Qui, eh? No? No. Questo a destra è Mario Lindemann. Vabbè, non abbiamo Cristofoli. No, c'è anche lì nei, ma è... Mario Lindemann è un biondo, c'ha più i capelli ma non ha importanza, ma con Cristoforo, ma con io. Ok, quella è la lettera, il fax, è grazie che vengo in Italia. Sentite, il ruolino di marcia è talmente ampio. Nel libro c'è scritto tutto, quindi. Però diciamo che dal 61 al 63 è stato al Pentagono, dove ha diretto il settore tecnologia straniera, divisione ricerca e sviluppo dell'esercito, e fu responsabile di parte dell'amministrazione di parte dei materiali recuperati a Roswell da sviluppare attraverso la retroingegneria, da cui sarebbero scaturiti acceleratori di particelle, microcircuiti integrati, laser, fibre ottiche, il Kevlar e i visori notturni. Considerando che i visori notturni erano stati già sviluppati in maniera parziale dai nazisti che li usavano in combattimento con gli alleati. È morto il 16 luglio del 98 a 83 anni. Lui dichiara che era entrato in possesso del Roswell file perché gliel'aveva dato il generale Trudeau, gli ha detto guarda che ti devi occupare di questo. Conteneva rapporti di autopsia, documenti e reperti tecnologici extraterrestri derivati da Roswell, e il referto autoptico sulla creatura che vide nel 47 a Fort Riley in Kansas, autopsia eseguita al Walter Reed Hospital. L'essere era un'entità biologica extraterrestre. Questa è una dichiarazione giurata, un affidavit che lui ha firmato di fronte alla Costituzione degli Stati Uniti. Ha lavorato con, li ha conosciuti, perché nell'operazione Paperclip gli scienziati russi, scusate, nazisti sono stati presi e portati negli Stati Uniti. E che cosa hanno dato luogo questi signori? Alla NASA.
Sì, in primis la bomba atomica, compreso Fermi, cioè, l'abbiamo già detto in parte, no? Questo signore con i baffetti è Obert, è Hermann Obert, quello dietro è Werner von Braun, gli altri non, li so, non lo so chi sia. Hermann Obert disse che l'oggetto di Roswell, secondo lui, era una nave tempodimensionale, atta a non attraversare grandi distanze nello spazio, ma per saltare da uno spazio-tempo all'altro, o da una dimensione all'altra, istantaneamente ritornare al suo punto di partenza. Questo è quello che dice l'entanglement della fisica quantistica contemporanea. Chiaramente questa era un'argomentazione che il dottor Obert, dice Corso, avrebbe smentito all'istante. A White Sands in New Mexico, illustrazione è di Alberto Forgione, lui incontra questo esserino per una situazione, diciamo un richiamo telepatico. Lui era responsabile nel 67 delle batterie non missilistiche radar della base di White Sands. Qualcosa gli dice di disattivarle momentaneamente ed è questo esserino che lui incontra in mezzo al deserto, che si era recato con la sua jeep da solo. Allora, questo è tutto, guardate la psicologia di Corso. Mentre ero a bordo del mio jeep, dopo una sferzata di vento mi colpì mentalmente, dissi, ricambio il saluto, perché secondo lui quella sferzata di vento che lui aveva sentito era il saluto da parte delle Ebbe. Ma lui traduce così: il saluto è un segno di rispetto tra uomini in armi. Questo significa che le Ebbe o gli Igigi, che sarebbero i loro progenitori, perché le Ebbe, dopo lo dice, ma verrebbero dal nostro futuro, e gli Igigi invece si riferiscono a tempi mesopotamici, sono uomini in armi o soldati, e in quanto tali combatteranno se aggrediti? Non credo, perché ci hanno lasciato cose meravigliose. I supercomputer, le Star Wars, vale a dire il sistema difensivo americano voluto da Reagan nello spazio esterno, i missili intercontinentali e le armi laser. C'è forse un altro nemico che si nasconde nello spazio e le Ebbe saranno nostre alleate. Non penso che combatteremo o combatteranno una guerra come facciamo noi, con armi di distruzione di massa. Lui mi disse, e l'ho scritto nel diario, che non è quel libro lì, che la prossima guerra si combatterà sulla terra con l'archi e con gli archi e le frecce. Che cosa ha desunto, e questo è il collegamento che esiste in tutta quanta la nostra presentazione di oggi. Questo è il disegno della Ebbe che lui ha incontrato a White Sands. Disegno in alto, sotto c'è lo schizzo ma non si vede. Schizzo suo, mentre invece per la via di un artista. La soluzione non stava tanto nella mancanza di sistemi di controllo strutturale, perché a bordo della macchina volante precipitata a Roswell non avevano trovato nulla che corrispondesse a un motore o a cose di questo genere, né a sistemi di controllo e di guida. Ma la soluzione era funzionamento integrato fra le tute, le fasce, il cervello delle creature e l'intera astronave. In altre parole, quando mi mise a immaginare tutto il sistema, il sincronismo fra l'interfaccia, il cervello e le fasce, la conduttività pura dell'astronave e la struttura allungata negli strati di pelle spaziale che fungevano anche da circuito, capì che i comandi di volo venivano convertiti
dalle fasce di una sorta di flusso di corrente che scorreva nelle tute e che veniva convogliato nei pannelli a rilievo che presentavano indentature per le mani delle creature. Diversi contattati, i cosiddetti experiencers, riferiscono della relazione simbolica fra la mente della persona o dell'essere ai comandi con la struttura dell'astronave. Melinda Leslie, che è una mia amica americana, dice che quando l'hanno portata a bordo, manovrava la nave con il pensiero. La nave vive e basta pensarlo. Rebecca Hardcastle dice: la mia coscienza permeava tutta la nave, eravamo una cosa sola. Nayara Hailey, ex addetta alla sicurezza dell'area 51, dice: appena sei sul sedile diventi come un'interfaccia neurale, lo fai volare facilmente, come lo spostare un braccio o una gamba, perché avviene dentro la tua mente. Vuoi andare in una certa direzione? Basta che lo pensi, basta desiderare una cosa per generare un campo elettromagnetico discoidale, una spirale elettromagnetica. Questa roba qui non c'è bisogno. Questi sono Colonnello Corso e il sergente maggiore Robert Dean, che lo adorava evidentemente, e qui c'è il momento in cui hanno cercato di bloccarmi del tutto all'Afrin, perché io dovevo parlare del caso Corso e nessuno parlava in America del caso Corso, così come nessuno parla del caso Wolf in America, nessuno. Io sto per andare sul palco, lì ci sta anche giorno, venerdì 5 marzo, ok, sulla destra c'è il contratto fra me e Philip Corso, anzi fra mio fratello e Philip Corso. Mi trovo nell'hotel Aquarius, arriva, sono al telefono e sento una voce, telefono a muro, non al cellulare, sento una voce che mi fa: girati. Io mi sono girato e c'era un tipo più o meno alto come me, ma era il doppio, pesantemente armato, era uno della sicurezza dell'hotel Aquarius, che mi scorta di fronte alla porta dell'ascensore. Ho tagliato tutte le foto. La porta dell'ascensore si apre, aspetto per un po', e quello dietro di me mi diceva: ferma, non ti muovere. Ok, dopo un po' arriva di nuovo l'ascensore, alla fine lo prendiamo, scendiamo di diversi piani e ci sono due agenti di polizia dello stato di Los Angeles, California, che mi servono un warrant, che sarebbe una, chiamiamolo avvertimento. Warrant è anche il termine in italiano, non mi viene, qualcuno se lo ricorda? Una diffida. Beh, diffida a parlare del caso Corso. Perché? Perché i diritti del libro del caso Corso non erano stati pagati, secondo lui, dalla società di mio fratello, non era vero, ok? Avevano pagato tutto e vogliono che io non parli. Invece ho parlato, quello è il manoscritto da cui è stato tratto poi il suo libro, e dico che a noi non interessa assolutamente più niente dell'ufologia, dadi, vivi, bulloni, del fatto che il Pentagono parla degli UAP, eppure la NASA dice che adesso ci racconteranno loro che cosa sanno degli UFO. Ditemi la NASA che si occupa di quello che avviene nello spazio esterno rispetto alla Terra, che cosa c'entra la NASA con gli UFO? C'entra qualcosa? No. Con il fenomeno UFO? No, perlomeno. Quindi, che cosa, perché devono studiarlo? Perché l'hanno sempre fatto e perché ci hanno sempre raccontato puttanate micidiali. A noi interessa
che si apra l'era della ricerca sui fenomeni extraterrestri basata sul disclosure, che sarebbe sulla divulgazione reale e sulla affermazione che fino ad oggi ci hanno detto quello che ho detto prima. L'esopolitica è un movimento che si oppone alla politica di segretezza che è imposta in nome della sicurezza nazionale. Richard Dolan è uno degli alfieri, quello è Paola, lì sulla destra c'è, non me lo ricordo, c'è questo sotto, Alfred Weber, e quello sopra è Steve, non mi ricordo più. Oh, la musica, entriamo nell'ultimissima parte. Questa è una cosa che mica l'ho scritta io, l'ha scritta Michael Wolff nel suo libro. Odio l'idea di dovervi lasciare, attenzione, perché io ho evitato accuratamente di leggervi le pagine di questo libro oggi, perché sennò avevo bisogno di un'assistenza psicologica. Non sto scherzando, perché a me fa questo effetto. Quindi adesso non penso, perché questo oramai l'ho vista e rivista 200 volte. Odio l'idea di dovervi lasciare. Sapete, l'altra volta, non mi ricordo dove ero, ho aperto il libro a pagina X, così ho cominciato a leggere, ho letto le prime 3-4 righe e poi ho detto non ce la faccio. Per me è così, se no quel processo lì di cui abbiamo parlato prima non... Allora, odio l'idea di dovervi lasciare, voi tutti, vorrei restare con voi per sempre. Lo leggi te? Niente. Grazie. Vabbè. Odio l'idea di dovervi lasciare, voi tutti. Vorrei restare con voi per sempre, ma la mia famiglia e i miei doveri mi fanno cenno di ritornare nel luogo in cui la mia famiglia naturale desidera che io ritorni. Comincerò allora da dove ebbe inizio il viaggio e portandolo più in là possibile, con le parole. Parole, probabilmente la peggiore invenzione del genere umano. La musica, probabilmente la migliore. Michael Wolff Kluwer. Allora, prendiamo un volo di musica. Franco Battiato, 2014, il fisico eretico, quantistico, Jacques Salfatti, un mostro della fisica quantistica. A sinistra, dietro c'è Franco, a destra un altro fisico che è morto da poco, Aldo Desiderio. E facevamo, abbiamo fatto, io dovevo tradurre, e l'ho fatto al volo, ed esiste la registrazione di questa cosa, Vigilate natura della mente, Franco Battiato e Jack Salfatti, la trovate tutta, un'esperienza meravigliosa. Non abbiamo parlato di musica, Franco durante tutta quanta la manifestazione non ha aperto bocca, era seduto alla mia sinistra, al centro c'era Salfatti, a destra c'era Desiderio. Ha parlato sempre Salfatti e un po' Aldo Desiderio. Questo è Jimi Hendrix. Jimi, io lo considero un extraterrestre, ma non credo di essere l'unico a pensarlo. Questo è il testo, una parte di testo di una canzone che si chiama Samurai, in un album postumo di Jimi, che dice: in alto posso immaginare UFO che saltellano fra le nuvole e loro, gli occupanti, che ridono e di noi dicono: guarda tutte quelle persone nevrotiche come sono brave a rovinarsi la vita, che saremmo noi. Io mi sono occupato per anni di musica esoterica, di musica molto più avanzata del comune, di musiche strane, quelle che non volevano trattare i miei colleghi, diciamo, però a Manesia che mi spedirono in redazione, cioè arrivai in redazione
e il direttore mi disse: guarda, vai di là perché ci sta un cantautore siciliano. Dico: non è che mi frega dei cantautori siciliani, ma guarda, si chiama Franco Battiato. E allora? No, 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 ha fatto un disco molto bello. E allora lo devi intervistare. E quella fu la mia prima intervista con Franco, che mi diede Fetus, che se lo sentite anche adesso è un po' difficile da decifrare, no? Questi, che la Third Year Band, la banda del Terzo Reggio, di cui faceva parte il più famoso, faceva musicista, compositore, Paul Buckmaster faceva parte di questa band, io ne ho scritto e su giorno 1 nel 73 avevo già le idee abbastanza chiare da certi punti di vista. L'articolo è stato tradotto da un sito americano e per descrivere la loro musica dissi che erano apprendisti e stregoni. Questi altri, chi so? Bravi, avete vinto un premio. Sono i Pink Floyd. Dice: ma che stanno a guardare qui lì in alto? Oh, non si sa. Ma loro, quando c'era ancora Syd Barrett, avevano cominciato a parlare di UFO nei loro dischi. Nel 68 l'album l'avevano intitolato Saucerful of Secrets. Ma Syd era particolare. Syd Barrett era quello particolare, certamente. Comunque loro, io gli imputo il fatto che non hanno avuto l'accortezza di capire e di aiutare Syd Barrett, perché l'hanno lasciato solo, che era un personaggio talmente scomodo, talmente visionario, talmente strano, talmente incontrollabile. Io li vidi nel 68 al Paglia. Effettivamente la musica che facevano in quel momento era quella che avevano fatto prima con Syd Barrett, però l'avevano già modificata, avevano cominciato ad andare verso delle dimensioni musicali molto molto già vicine all'idea della musica cosmica, vicine all'idea dell'apertura della coscienza attraverso la musica, attraverso fondamentalmente il suono, le frequenze, la capacità che il corpo umano ha di emettere e di ricevere le frequenze, e che determinano la tua possibilità o di piangere o di gioire o di impazzire su una musica. È quello che crea l'unione fra chi la musica l'ha composta, le parole che ci ha messo e te che la stai ricevendo. È un passaggio energetico incredibile che avviene. Con i Sigur Rós, quando mi sono reso conto di chi erano, l'ho visti due volte, quindi vi consiglio di seguire i Sigur Rós, se vi è possibile, che sono islandesi. Guardate in copertina che cosa ci hanno messo nei primi dischi. Un grigetto. Quello a destra è un bambino cosmico, chiamiamolo così, ma quello a sinistra è un grigetto con le ali. E con il cordone ombelicale. E con il cordone ombelicale. Sta roba qui dei Sigur Rós, vi assicuro che ascoltandola vi mettete lì tranquilli e vi fate i vostri voli astrali tranquilli senza bisogno di alcun genere di prima necessità, come dicevamo noi all'epoca. Viene usata in 2001 di Odissea nello spazio. I cinque toni di Zoltan Kodaly vengono usati in Incontri che vicino al terzo tipo. Love Supreme di Coltrane viene usata da tutti coloro i quali amano il jazz, quello aperto, quello praticamente che oltre i limiti, e la carta di Miles Davis. E i Doors che aprivano le porte della percezione. Quale percezione? Il soprannaturale, l'altrove, l'assoluto, e del contatto con altri mondi, e perché no? In Francia il Magma, in Italia Battiato Claudio Rocchi, mentre in Germania dai laboratori sperimentali elettronici tedeschi all'inizio degli anni 70 arriva la cosiddetta corrente cosmica,
Tangerine Dream, Klaus Schulze, Coppola V e Ashra Tangerine. Suoni propulsi verso altre dimensioni. In alto, Irrlicht del Popol Vuh, i Tangerine Dream a destra, Ashra Temple, Popol Vuh a sinistra. Il primo a sinistra è Florian Frick, che scrive, e con ciò credo che stiamo terminando: noi lavoriamo una musica che è in se stessa così libera da consentire a chi l'ascolta di abbandonarsi alle proprie fantasie. Cerchiamo, troviamo in antichi libri che trattano dell'unità materiale e immateriale del cosmo umano la struttura di base armonica e sonora che regga in sé la forza della trasformazione. Così noi stessi sperimentiamo la musica come una testimonianza e questo messaggio lo trasmettiamo agli altri. Finito. Il libro sulla destra è uscito da poco. Contiene 4 anni di miei articoli su Ciao 2001, in cui c'è tanta roba di quello che non ho detto perché non abbiamo fatto un incontro basato sulla musica, perché se comincio a parlare di musica finisco dopo un anno. Gli alieni mi hanno salvato la vita è il libro di 40 anni della mia vita, da quando ero piccolo bambino al 2010. Questi sono i miei contatti. Mauri, ma ne approfitto, la prima domanda te la faccio io. Il tuo rapporto con Battiato, ok? Le meccaniche celesti di Battiato. E che ne so io te? Secondo te lui ha avuto delle esperienze, sì, di contatto? Sì, sì, assolutamente. Sì, e io ho l'articolo pronto e non lo pubblico. No, non lo pubblico perché, come nel caso di quell'altro signore, Franco mi disse: guarda, io non voglio sapere alla gente che io ho avuto esperienza di contatto. Però la descrizione, però posso dire questo, che la sua visione della vita era trascendente o trascendentale, questo l'abbiamo capito tutti, no? Chi è entrato nei testi di Franco e nelle sue capacità espressive, le sue capacità espressive di Franco erano talmente straordinarie che chi è che ha visto il concerto di Franco Battiato dal vivo? Purtroppo pochi. Purtroppo pochi. Vi posso assicurare che negli ultimi anni, ecco, negli ultimi anni Franco, visto che io ho trascorso con lui svariate ore a casa sua, intanto vi dico una cosa, che qualcuno nell'ambito ufologico contattistico di quelli proprio che a me ne stanno... Dicono che Eugenio Siracusa e Franco Battiato si erano conosciuti. Non è vero, ma non è vero manco che niente. Io ho parlato con Franco l'ultima volta, è stato nel 2016, è morto nel 2017, e io gli ho detto: ma Fra, tu stai qui, Nicolò si sta là dietro, è mai possibile che non ho mai incontrato Eugenio Siracusa? E lui mi fa: è una cosa che mi sarebbe tanto, tanto piaciuta, veramente. Sì, sì, sì. Potresti favorire un incontro fra me e lui? Questo è per rispondere a quelli che dicono che si sono conosciuti. E perché lo dicono? Ah. Lo dicono perché si riempiono la bocca di falsità. Dalla mattina alla sera, pagati 70 euro per dirle davanti a un pubblico 3 volte, 4 volte il nostro di stasera, 70 euro moltiplica un po',
Volevo chiedere, in occasione, in virtù di tutta questa tecnologia che hanno loro, molto avanzata, si parla di fisica quantistica, intanto per via dicendo, come si spiega la caduta del disco di Roswell? Mica soltanto quello di Roswell. Anche in Italia c'è pure il 33. Beh, 33 e chissà quanti altri. Ma proprio fisicamente, come si spiega questa caduta? Ma questa è una domanda che viene posta, diciamo, agli ufologi abbastanza abitualmente, alla quale in parte non c'è risposta. Dovrei attenermi a quello che per esempio mi ha detto Colonnello Corso. Anche se Corso non era lì, ma si trovava a Fort Riley in Kansas in quei giorni, poi è venuto a sapere di alcune cose e diciamo che fra le congetture c'erano una ipotesi di avaria in volo da parte di uno o più oggetti, perché secondo Corso erano due o tre, sì, ma avaria in volo, attenzione, causata da qualcosa. Nella notte fra il 2 e il 3 luglio 1947 a Roswell imperversava una tempesta magnetica, di quelle proprio micidiali, l'abbiamo vista in questi anni di stranezze varie atmosferiche, per cui potrebbero aver avuto delle influenze sui sistemi di guida, quelli loro, chi lo sa? O una lotta tra di loro? Oppure la teoria, oppure la, sì, no, no. Oppure la teoria di Corso, mi attengo a quello che mi è stato detto, perché io non ero a Roswell, quindi non è che quello. L'hanno fatto di proposito per tornare a metterci in guardia rispetto a certe cose. Se è valida l'ipotesi di, questa l'ho tolta dalla presentazione, se è valida l'ipotesi di viaggiatori spazio-temporali provenienti dal nostro lontano futuro. Il che vorrebbe dire che, prego? Ci stavano venendo ad avvisare per qualcosa. Sì, vorrebbe dire che, fai conto, i nostri lontani discendenti del futuro, che preoccupati dello stato delle cose qui sulla Terra, vengono e si sacrificano. Però è un'ipotesi molto newageana che fece anche scalpore in ambito ufologico in America, che dissero ma Corso insomma non è attendibile se dice queste cose. Però per quanto riguarda il fatto che noi abbiamo la possibilità di tirarli giù, adesso io lo credo. Ma c'è però un vantaggio di Los Angeles, non si non tirarli giù. Io penso che adesso abbiamo i mezzi per tirarli giù. No, sembra che ci sia stato un UFO crash in Russia l'altro ieri, nella zona di Rostov, e un ricercatore che si chiama, dopo lo dico quando mi viene in mente, russo, che però vive negli Stati Uniti, quindi ha la possibilità di dire le cose, ha detto che c'è stato un abbattimento di un UFO nei giorni scorsi, nella notte del 3 di gennaio. Non è sicuro questo? Non è sicuro. E signore? Buonasera, volevo una sua opinione personale, quindi al di là dei dati di cui può essere in possesso, sì. Su, è più corretto parlare di una civiltà aliena extraterrestre o al plurale di più civiltà? Poi, un attimo, rispondo subito. Sì, è corretto. Ci sono più civiltà. Ma è ovvio. Poi, rapidamente, quali sono le intenzioni nella eventuale interazione con noi, razza umana? Guarda, le intenzioni le abbiamo viste prima in quelle che sono state le elucubrazioni anche giuste da parte di ricercatori bravi. La finalità che sembrerebbe essere
avrebbe avuto una logica di carattere scientifico, era quello di far nascere un essere misto, umano e alieno, attraverso processi di incroci genetici, quindi di ibridazione della nostra razza con le loro razze. Ultima cosa e poi... Finisco in un secondo. La qualcosa si vede nel film Prometheus, all'inizio del film, laddove il concetto è che noi siamo figli di una ibridazione aliena. Se stiamo parlando adesso, non credo che tu crederai all'evoluzionismo di Darwin oppure al creazionismo di Santa Madre Chiesa, no? Okay. Ultima cosa, chi è che in realtà si oppone concretamente al fatto che tutto ciò possa essere divulgato seriamente? Tutti quelli che hanno interesse economico dietro le quinte, in primis perché ottenere e mantenere il controllo di tecnologia aliena è un vantaggio micidiale rispetto agli altri. Ma da che punto di vista? Primo, di carattere bellico, lo diceva anche Corso è stato messo lì per trattare con le aziende americane e derivare dallo studio di questi materiali strani, stranissimi, degli sviluppi di carattere tecnologico a destinazione bellica. Cioè, quindi non potrebbero infischiarsene di questi interessi terreni? Loro? Chi? Gli alieni, detentori di questa tecnologia. Beh, non potrebbero ignorare queste esigenze così terrene, così... Avrebbero dovuto, e nasce in questo caso, quello, cioè emerge in questo caso, quello che a suo tempo è stato chiamato il patto scellerato. Il patto scellerato è una, forse una favola, ma non credo, di un possibile derivato degli incontri fra una o più razze aliene in contatto con gli Stati Uniti negli anni che vanno dal 1947 al 65-70, più o meno. Laddove si presume che gli esseri che sono stati mantenuti in cattività nell'area 51 o in altre basi sotterranee, nell'interazione con gli americani abbiano detto quali potevano essere state le loro ragioni di visita sul nostro pianeta. E c'è un'ipotesi di lavoro simpatica che si chiama Progetto Serpo. Il progetto Serpo nasce dall'invio sul nostro pianeta di una delegazione formata da parecchi individui che si sarebbero prestati alla collaborazione con il governo americano per anni e anni e anni, da cui il film Incontri ravvicinati del terzo tipo. Sì. Perché alla fine del film Incontri ravvicinati del terzo tipo lui va a bordo dell'astronave, parte, ma è l'unico che parte, mentre gli altri 12 che erano stati addestrati per fare 12 come gli apostoli, per andare a solo lui parte. Ora però c'è un problema in tutto questo che riguarda la nostra situazione attuale. Che non è manco per niente carina come situazione, perché quello che è successo nell'arco degli ultimi anni denota, primo, che la Cina è in ballo in tutti i sensi rispetto alla situazione ufologica mondiale, anche se non dicono manco morti, quelli sono chiusi come... e il loro meccanismo funziona come gli orologi svizzeri. Cioè io ti eseguo, nel senso che ti uccido con un colpo alla nuca se tu rompi le scatole. I cinesi, nel loro ottimo, meraviglioso, nella loro meravigliosa nazione di 1.700.000 persone, potrebbero essere la terza società umana contattata dagli esterni. La prima è stata, ahimè, i nazisti,
E questo in parte lo sappiamo perché sappiamo dell'interesse di Hitler per tutto ciò che era la Thule, la ricerca del Graal, l'immortalità, tutto ciò che è un mondo meraviglioso che porta chissà dove e attraverso quali sistemi non si sa. Ma anche perché i tedeschi usavano molto i medium a quell'epoca. Usavano i medium e come? Per questo motivo qua hanno avuto quel contatto. E come? Ma soprattutto perché sappiamo che ci sono stati, sappiamo, non è agli atti questa cosa, non è mica stata resa pubblica, ma che i tedeschi abbiano avuto contatti con emissari provenienti da altrove che gli avrebbero consentito di fare determinate cose, quali? Quello che non sono riusciti a fare con i nazisti, perché sono arrivati prima i russi e gli americani, li hanno fatti fuori, si sono presi tutto, sia gli americani che i russi, si sono presi tutto e hanno insabbiato tutto. Il fenomeno UFO e l'atomica e le armi di distruzione di massa e tutto ciò che consiste nell'aumentare il potenziale di repressione della libertà su questo pianeta, le grandi potenze lo fanno abitualmente e sono oltretutto coloro i quali foraggiano il sistema massificato della divulgazione e della diffusione della droga nel mondo. Sono soldi che girano. Quando mi si chiede ma dove sta, c'è la fam, si direbbe, no, qui c'è il danaro. Tutto quello che non sappiamo del fenomeno UFO è una questione di danaro. Tutto il resto non conta. Prego. Scusate la risposta stralunga. Buonasera Maurizio. Buonasera. Allora, la mia domanda è questa. Lei ha lavorato in America. Come no? 10 anni. Quindi penso che la realtà degli UFO l'ha conosciuta anche tramite i personaggi americani. Sì. Ma qui in Italia, negli anni, penso fra gli anni 50 e 60, c'è stato il caso Amicizia. Volevo sapere se c'è qualche legame tra questa esperienza e le esperienze che hanno avuto tanti individui privati americani che hanno, sono diciamo così detti contattisti. No, allora, il caso Amicizia è un caso isolato. Il caso Amicizia è un caso isolato perché per definizione è un caso plurimo di più soggetti coinvolti nello stesso tipo di operazione, mentre di solito il contattismo o il contattato è una persona. È una persona che viene, si trova in determinate condizioni molto particolari. Invece il caso Amicizia è un caso di contatto di massa, come ha scritto nel titolo del suo libro l'ingegnere Stefano Breccia, che ha divulgato il caso, diciamo che ha sdoganato il caso Amicizia in Italia, sul quale caso Amicizia io fino a un certo punto credo e poi comincio a nutrire seri dubbi. Gli ultimi e poi veloci, vai. Okay. Grazie, allora la domanda è su Michael Wolff. Sì. Da quello che ho capito Michael Wolff si è un po' pentito di quello che ha fatto a livello governativo come agente, quindi se nella esposizione che hai fatto si parla di Pleiadi, no? Questa provenienza di questi esseri, che ritorna anche nel famosissimo caso Meyer, sì. Okay. C'è qualcosa di indefinito nel caso Meyer che io non ho ancora capito, se tutto quello che abbiamo, che è stato raccontato, è reale e come mai alla fine abbiamo poi trovato che palesemente alcune immagini diffuse erano false, cioè ci sono interventi di servizi segreti che hanno inficiato un po' il caso Meyer. Il caso Meyer è stato inficiato dagli stessi operatori del gruppo probabilmente, cioè Meyer è uno che si è trovato in una situazione particolare negli anni 60 e 70, già da piccolo, da piccolo no, aveva già perso un braccio, però insomma, ancora abbastanza giovane, a Schmidt-Drutti,
è esemplare in quanto lui dice comunicazione telepatica che mi dicono di andare in un certo posto ad una certa ora e di aspettare, scende il disco volante, si apre il portello e esce Semiase, 1,75 m di donna, un donnone della natura, bionda, bellissima, Semiase. Comunicano e poi lui da lì fa nascere tutto quanto il caso. Però abbiamo testimoni con una persona, vedasi Adamski o altri, se non c'è un programma. È chiaro che c'è stato un programma in tutto questo. E c'è un altro caso molto interessante, che è quello di Valiant Thor, Val Thor, che vi invito a cercare, perché su internet c'è Valiant Thor, studiato da diverse persone, molte persone negli Stati Uniti, fu un alieno proveniente da altrove, di fattezze assolutamente umane, che fu ospite del Pentagono per diversi anni. E esistono le foto di Valiant Thor e dei suoi altri amici. Una donna e un uomo. Il caso è quello del contattista americano Howard Menger, che secondo me è molto valido. Da chi è stato investigato, lo ha conosciuto, si è reso conto della... Cioè, la credibilità di una persona non viene determinata dal suo conto in banca, che invece è il parametro che abbiamo noi, ma dall'importanza di quello che lui porta come messaggio rispetto alle cose che appunto vengono dette da altri. Quando si entra nel campo della messaggistica extraterrestre, al di là del fatto che possono essere messaggi o canalizzati oppure detti apertamente, così, espressi apertamente, verbalizzati, e poi questi messaggi però vengono usati strumentalmente per dire fra un po' c'è la fine del mondo, chi te l'ha detto? Me l'ha detto lui, ho capito, ma e poi questa cosa non si determina, non accade, cade l'intera invece impalcatura di tutta quanta la testimonianza. Allora bisogna interrogarsi e capire se alcuni contattisti possono essere stati usati per svoltare non l'ufologia, ma la parte di contatto che invece è più valida, più seria. Grazie Maurizio, grazie a tutti, grazie a tutti.